preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della regione ma che anche chieda impegni al governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le 8 settimane previste per quest'anno. La regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Mettere in campo una serie di azioni per frenare la grave crisi del settore moda e porre le basi per il suo rilancio. Il Consiglio regionale, dopo una lunga discussione, approva una mozione unitaria che chiede impegni precisi al governo nazionale da una parte e alla regione toscana dall'altra. L'aula si esprime così all'indomani della manifestazione regionale del comparto moda che ha visto i sindacati portare in piazza i lavoratori per chiedere risposte urgenti. Un settore, ha ricordato l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras, che rappresenta, escluso l'indotto non immediatamente adesso riferibile, quasi il 40% dell'intero sistema produttivo regionale. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Le altre richieste invece sono rivolte al governo e sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro. Un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto, a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Come detto, voto unanime dell'Aula, la capogruppo della Lega ricorda il lavoro già fatto nella seconda commissione. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany, a degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. C'è il sì anche di Fratelli d'Italia, che chiama però in causa l'assessore al lavoro. Avremmo voluto una sua presenza in aula. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate
partecipate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosi di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone del tessile e della moda. Ecco, se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche ben definite che hanno un nome e un cognome, si chiama sinistra, si chiama Partito Democratico, significa aver girato la faccia dall'altra parte in tutti questi anni nei quali le ditte italiane del settore moda venivano fiaccate, devastate da concorrenza sleale. Sì, anche dal Movimento 5 Stelle. Nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorzi di sviluppo industriale, cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Cerimonia inaugurale per la rinnovata Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Decori a stucco di colore avorio, pareti di colore verde e salvia. La principale sala di rappresentanza della sede del Consiglio regionale che custodisce il Gonfalone, simbolo della Toscana dalla sua costituzione, è stata restituita ai fasti settecenteschi con un'attenta opera di restauro curata dalla ditta esecutrice Sansone con la supervisione della Soprintendenza di Firenze. L'apparato decorativo risale alla fine del Settecento e venne realizzato in occasione delle nozze di Zanobi Covoni con la baronessa Teresa Ricasoli. Una sala, dice il Presidente del Consiglio, che dovrà sempre di più aprirsi ai cittadini. È ritornato ai suoi fasti, alla sua origine, nel colore originale, nella bellezza di una sala che rende ancora più belli i nostri palazzi. Ora è il tempo di aprirli i palazzi, non devono essere per i consiglieri regionali o per chi lavora, ma l'idea è quella di farli diventare veri e propri musei, spazi in cui i cittadini e le cittadine possono venire a visitarle. Io quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale mi sono ritrovato con un palazzo in cui da tempo non venivano fatti investimenti, no? Invece ho detto che ho voluto che si tornasse ad investire, a rendere più belle le nostre sale, ripeto, non per noi, perché questa è la casa delle cittadine e dei cittadini toscani e deve essere resa ancora più bella. ANCI sta lavorando moltissimo, anche con la presidenza del Consiglio regionale, lo sta facendo cercando anche di offrire formazione, ma io credo che oggi sia stato molto interessante il dibattito che si è aperto proprio sulla qualità della democrazia e su questo io credo che abbiamo molto da lavorare, ma ho sentito voci assolutamente bipartisan di volontà nel lavorare ed andare nella direzione appunto di una grande capacità di arricchire questa interfaccia con i cittadini. Nella sala del Consiglio regionale di Palazzo del Pegaso a Firenze discende un primo appuntamento che ha visto riunirsi circa 50 presidenti di consigli comunali della Toscana per parlare di presente e futuro delle assemblee elettive toscane. Momento di confronto che nasce, afferma Antonio Mazzeo, dal voler rilanciare il ruolo democratico proprio di queste e oggi è stata veramente una giornata di successo. Oggi
oggi essere qui è per rilanciare il ruolo delle assemblee. È un ruolo importante perché i consiglieri comunali, i consiglieri regionali sono eletti dai cittadini con le preferenze, sono davvero il punto di contatto più vicino delle istanze che arrivano dal territorio. Ai presidenti dei consigli comunali il compito di far funzionare ancora di più, meglio le assemblee legislative, il compito di condividere da parte nostra buone pratiche, perché ogni amministrazione e ogni consiglio comunale svolge le proprie sedute anche in modalità differente, invece in realtà è tempo di uniformarle il più possibile, è tempo di spiegare anche ai comuni più piccoli che ha un valore avere un presidente del consiglio comunale che può sostenere il lavoro di un'assemblea legislativa. Con un unico obiettivo, sempre, cercare di offrire risposte migliori alle cittadine e ai cittadini di quel comune o della regione. Ho visto la risposta, è stata entusiasta da parte di tutte e tutti e quindi questo è solo l'inizio. L'idea è quello trimestralmente di rincontrarci, condividere le buone pratiche e lavorare tutti insieme per dare le migliori risposte possibili alle toscane e ai toscani. Il Consiglio Comunale è il cuore pulsante della vita democratica. Questa è la riflessione da cui dobbiamo muovere per dire che il Consiglio Comunale non può limitarsi, il Consiglio Comunale ma neppure il Consiglio Regionale ha un ruolo di mera ratifica. Ci deve essere veramente un sempre maggiore coinvolgimento nelle istanze fondamentali dei consigli comunali che rappresentano tutti i cittadini. Questo noi dobbiamo avere proprio un'attenzione molto vigile sul potenziamento del ruolo del consiglio comunale. Credo che la nostra carta costituzionale sia una delle carte più belle al mondo. E al tempo stesso dovrebbe trovare pienamente attuazione in molte sue parti. Dobbiamo avere il coraggio di farlo. Io cito espressamente l'articolo 114 della Costituzione, che è il principio di pari livello tra enti. Forse non tutti sanno che questo articolo dice che la Repubblica è costituita dai comuni, quindi si parte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Questo è l'elenco, tutti a pari livello. Così come l'articolo 5 ci dice espressamente che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce, quindi sono prima, e promuove le autonomie locali. Sono questi i momenti importanti per cercare di fare quel lavoro di sinergia tra l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e quindi tutto il Consiglio regionale della Toscana e i presidenti dei consigli comunali. Dobbiamo lavorare proprio per fare questo, per far sì che sia sempre più valido ed efficace il lavoro di squadra tra enti. Nell'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso a Firenze nei giorni scorsi si è svolto un convegno che ha preso il nome di Comunità in Salute, momento di dialogo e riflessione volta a ripensare il sistema sociosanitario per migliorare la salute della cittadinanza. Molti presenti, fra cui Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, Enrico Desideri, esperto del Ministro della Salute in gestione, programmazione e organizzazione, e Federico Gelli, direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana. Questo convegno affronta forse il tema più importante che noi abbiamo di fronte anche nel futuro come sistema sociosanitario, e cioè quello di avere una capacità reale di affrontare il tema della salute non solo sui libri o declinato, ma proprio come politiche che incidano sugli stili di vita, sulle qualità ambientale, su tutti i determinanti di salute che poi incidono su come noi stiamo e quanto può essere in salute e lunga la nostra vita. Ormai la discussione è troppo concentrata sul tema sanitario, ci occupiamo degli ospedali, ci occupiamo del momento della acuzie, ma quello deve, se vogliamo che continui a funzionare, deve essere anticipato da politiche per la salute vere e strutturate. La Toscana ha il buon nome di una regione che ha sempre posto attenzione alla salute dei cittadini sotto il profilo sanitario ma anche sociale. Oggi sta soffrendo come tutte le regioni, purtroppo come tutta Europa, insomma, di complessità che devono essere affrontate. Oggi questi temi sono stati affrontati sostenendo anche un modello organizzativo che si è già dimostrato efficace, che si basa proprio sul concetto di scelta di equità di accesso, che produce come effetto scherzo collaterale la sostenibilità del sistema.
curare tutti attraverso un modello organizzativo di rete che strutturalmente raccordi i professionisti che lavorano sul territorio, cosiddette cure primarie, con quelli che lavorano nell'ospedale. Ma questa rete strutturata deve essere nominativamente identificata, sennò il paziente rimpalla da uno specialista all'altro, da una TAC alla risonanza magnetica. Aumentano i tempi di attesa, i costi e soprattutto il paziente non si sente assunto in cura, come si dice, preso in carico. E questo sistema quindi è la sfida che oggi, in questa bella giornata di convegno, stiamo lanciando. Dentro tutti gli strumenti che vanno dalla telemedicina alla comunicazione poietica, cioè efficace, il coinvolgimento dei professionisti, dei cittadini, delle istituzioni, ma la sfida è proprio un nuovo modello organizzativo e su questo ci impegneremo. Oggi abbiamo fatto il punto delle tante importanti iniziative che siamo in fase di realizzazione in Regione Toscana, a partire la messa a terra del DM77 con le nuove case della comunità, con gli ospedali di comunità e con le centrali operative territoriali che a giugno sono diventate pienamente operative. Ma queste novità non possono che risentire in senso positivo anche degli importanti interventi infrastrutturali. Avremo un unico sistema informatico, una sanità digitale unica per tutto il territorio toscano e avremo una cartella clinica unica in tutti gli ospedali della Toscana. Sono grandi scommesse che ci permetteranno di riorganizzare in maniera radicale il nostro servizio sanitario regionale per evitare le liste d'attesa e per evitare i pronto soccorsi sovraffollati come purtroppo vediamo quotidianamente. Qua a Firenze si mette l'attenzione su quello che è un patrimonio culturale e scientifico che è la città di Arezzo, che Arezzo attraverso il museo, attraverso l'opera del professor Casi e della figlia è portata avanti nella Toscana, che è patrimonio di un percorso culturale che ben si attaglia all'opera di Marconi. In Regione Toscana ha presentato Il Mondo in Tasca, pubblicazione di Fausto Casi che ripercorre l'evoluzione dei mezzi di comunicazione partendo dalla prima radiodiffusione avviata 100 anni fa da Marconi fino ad oggi. Il titolo del libro proprio tende a questo, di fare una storia cronologica dalle origini, dalle prime origini fino ad oggi, che tutti viviamo di questa comunicazione, forse senza accorgersi, ma che purtroppo e per fortuna è dedicata appunto a questo uso sfrenato, diciamo così, della comunicazione. E che aver fatto un testo come quello che ho scritto io, Il Mondo in Tasca, di 350 pagine dedicato a queste celebrazioni, è come fermare un po' la storia e dire a tutti: guardate che per arrivare al cellulare abbiamo dovuto percorrere centinaia di anni di attività, di invenzioni e di scoperte che l'uomo ha poi utilizzato per fare questo progresso sociale e scientifico. Il mondo è profondamente cambiato, però lasciatemi dire con tanto orgoglio che occasioni come queste servono oltre a ricordare la storia. Quest'anno c'è stato un importante anniversario sia per quanto riguarda i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, i 100 anni della radio, i 70 della radio audizioni italiane RAI. È anche un'occasione per domandarci veramente come poter dare spazio adeguato al Museo dei Mezzi della Comunicazione di Arezzo, che veramente merita, ed questo è un tema che dovrebbe essere affrontato a più livelli per far sì che veramente possa esserci nella città di Arezzo uno spazio adeguato per una realtà così importante.